Un pareggio spettacolare quello avvenuto al Bindi di Pietracuta tra due squadre appaiate in classifica, ma la Romagna in esterna fino ad ora favorisce i Faenza, visti i successi ottenuti a Sant'Arcangio con Nuova Fete e pareggio per 2-2 sul campo del Bellaria. Il Pietracuta vuole ottenere il quarto successo di fila dopo Bellaria, Gatteo e Misano, ma Fratti e compagni devono sudare non poco, tra episodi da moviole e legni che contraddistinguono la classica giornata rosso-blu, soprattutto al Bindi. E quando Evariste ad inizio match centra il legno alla sinistra di Tassinari, la giornata sembra avere un epilogo già scritto. Con l'immagine a cura di Eugenio Angeli invece assistiamo ad un match molto emozionante. Il Faenza si rende pericoloso con questo calcio piazzato non sfruttato dalla testa di Errani, mentre il tiro cross di Evaristi è una semplice chiamata per Tassinari, primo piano per il giocatore in maglia bianca. Quando Evaristi poco dopo imbecca Fratti, il rigore pare cosa certa. Con replay a cura di Eugenio Angeli rivediamo il momento di recrimini da parte dei padroni di casa, in questo caso il direttore di gara Sorvola. E quando Bruma sembra dare un calcio alla sfortuna, il guantone di Tassinari è pronto a dire di no al suo diagonale. Nella ripresa, con una conclusione debole, ci prova Lanzoni, ma Leardini c'è. Il Pietracuta a questo punto inizia a dominare. I tristi tentativi viene sventato in sequenza dall'ottima difesa faentina, che risponde presente dappertutto, evitando sogni di gloria ai giocatori rossoblu quest'oggi in maglia bianca. Neppure dalla distanza la squadra di Fregnani riesce a sbloccare la situazione, ma su punizione nasce l'incredibile capitombolo. Evaristi vede murata la sua punizione. Sulla ripartenza corre felice dannatamente in contropiede numero 7 alias Marco Montemaggi, classe 99, che con una pallombella beffa gli Ardini e compagni, andando a festeggiare la marcatura con tutta la panchina. 0-1 e clamoroso al Bindi. Il Pietracuta non si scompone, Fratti tenta la volée, ma la palla di entrarne proprio non vuol saperne, mentre sul versante opposto si divora il raddoppio Cisterni, fa il prezioso davanti agli Ardini che lo ipnotizza. Evaristi da calcio piazzato chiama l'attenzione Tassinari, che blocca la sfera in due tempi. Da rinvio invece di Leardini al 90esimo, Bruma viene steso in area di rigore. Per l'arbitro questa volta non ci sono dubbi e bomber Fratti evita il KO interno mostrandosi freddo dagli 11 metri, facendo a questo punto liberare la propria gioia a un nutrito numero di ultras Giovincelli. 1-1 il finale al Bindi.